Buongiorno, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi volevo fare il video dei prodotti finiti del mese di maggio. E quindi direi di cominciare subito anche perché ho una valanga di prodotti e quindi niente. Allora, salviette igienizzanti Napisan, che come sapete sono un must have per me. Le devo sempre avere. Abbiamo finito poi un Citrosil disinfettante spray che è veramente fantastico e dà anche un profumo molto top all'ambiente. Integratori Activise che non può mai mancare nella mia postazione. Poi ho finito questo pacco di salviette struccanti, questi qua all'Argan Oil di Primark, che io utilizzo per rimuovere lo swatches dalle mani, anche se non le leva un granché bene, o il fondotinta in più, insomma, che mi posso trovare in quella o sulla mano o sulla tavolozza, insomma. Nel frattempo butto via anche le carte, insomma. Poi ho finito alcune maschere viso, piedi e occhi. Allora, ho finito l'ultima che avevo, questa qua di 7-Eleven, che non mi piace un granché. Due patch per gli occhi di Sephora, uno al caffè e uno al cetriolo, che sono le mie preferite. Maschera, questa qua, Hydra Bomb opacizzante, mi sono trovata bene, di Garnier. E questa 5 minuti di Sephora. È sempre per le pelli grasse, insomma, questo qui al pompermo, che sono le mie preferite. Dovrò fare anche scorta di maschere viso perché ne sto terminando. Poi continuo sempre per il viso, visto che siamo in tema viso. Momentaneamente ho finito questo scrub delicato viso delle Driadi Argan e Argan, molto molto buono. Non è molto delicato da come dice. Cioè, secondo me è abbastanza aggressivo, però per chi ha, secondo me, la pelle grassa, acneica, è molto molto valido, ve lo straconsiglio. Mi ha risolto un bel po' di problemi alla pelle, lo faccio 2 volte a settimana. E poi ho finito questo gel Pure Algae, gel detergente freschezza di Yves Rocher. Sicuramente da qui a fine mese finirò altri prodotti, quindi poi ve li faccio vedere, insomma, in un allegato in fondo al video. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho finito questa maschera di pomelo per i capelli colorati e una maschera normale. Ho preferito le altre colleghe idratanti ed energizzanti. Poi vado a cestinare, che sono a metà, shampoo e balsamo sempre di pomelo della linea colorata, perché della linea capelli colorati, perché quando li usavo nell'ultimo periodo mi andavano a prudere un casino i capelli. Quindi li vado a cestinare. Poi, per quanto riguarda i detergenti intimi, abbiamo finito un Deo Vite e il mio preferito, il Dermandé, questo qua. Poi bagno schiuma, finito questo qua da 1 litro di Avon alla Van der Kalm, veramente pazzesco questo bagno schiuma, molto molto buono. Salviettine intime Fresh and Clean, molto buone. E un Lysophon spray detergente mani, molto 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 buono. Poi ho finito. Per quanto riguarda altra integrazione di integratori, Activise di Fitline, Air Plus per i capelli, mentre Activise per energia. Se mi ricordo vi metto il link, ma sicuramente me lo ricordo perché ultimamente li sto mettendo un po' da tutte le parti. Poi gli altri integratori, ho finito l'ennesimo Restorate che mi piace tantissimo. Sia per quanto riguarda la vitamina D che per riposare meglio, ma anche per digerire top. Poi, andando un po' random, ho finito una camomilla solubile, questa di Pompadour, che a volte lo usiamo per berla, insomma, prima di andare a dormire, altre volte vado proprio a usarla in più al collirio per andarmi a rinfrescare un po' l'occhio. E poi questo
Star Tea classico, molto molto buono. Poi nel frattempo vado anche a cestinare cose, dischetti struccanti, momentaneamente ne ho finiti 3 pacchi di cotoneve, ma sicuramente ne finisco altri, che alla fine il mese comunque è lungo. Questa che praticamente è una maschera viso rimpolpante di Sephora, molto molto buona, da 5 minuti ho finito addirittura le maschere viso, sono una miriade e me ne sono rimaste 5, che in questo mese andranno tutte essere finite. Non vedo l'ora di ritornare da Sephora per prendere le Dr. Jurt, perché ho usato un prodotto che mi ha dato un po' a seccare la pelle. Sì, ho il fondotinta scuro, non fateci caso, ma lo sto testando. E in pratica voglio andare a riprendere le Dr. Jurt perché voglio andarmi un po' a reidratare il viso. Assorbenti Novenia, molto molto buoni, sono tra i miei migliori. Poi gel per capelli, ma extra forte, questo qua di L'Oreal, molto buono. Ad esempio, quando mi faccio la coda così, vado a mettermi un po' di gel per andare a rifinire il tutto. Poi di Sephora ho finito questo siero viso Glowing al pompelmo, molto molto buono. Lo pagai 5 euro, forse anche meno, in offerta. Alla cassa mi disse la commessa: guarda, c'è questo prodotto in offerta, se lo vuoi. Ho detto va bene, dammelo. E mi ci sono trovata veramente veramente molto molto bene, quindi ve lo straconsiglio pure a voi. Poi ho finito salviettine struccanti viso e occhi, questo qua della cera di Cupra, che sapete che comunque io non vado a usare i salviette struccanti per struccarmi, ma per rimuovere gli swatches. Mia mamma ha detto che erano abbastanza buone, perché una volta le ha volute provare per struccarsi. Poi ho finito uno shampoo, questo qua della Hydra Herbal Essence. Purifica e idrata, pur avendo capelli grassi, era troppo troppo secco come prodotto, andava troppo a seccare, però molto buono. L'ennesimo dischetto struccante di cotoneve e salviette igienizzanti Napisan. Vi faccio poi vedere le altre cose che ho finito nel mese di maggio, ma sicuramente poi ci sarà anche un'altra parte. Latte corpo, questo qua di Vrochet al Monoi, molto molto buono, dopo sole. Ne è rimasta veramente una lenticchia, ma ha cambiato profumazione, quindi preferisco andarlo a cestinare col fatto che ho la pelle sensibile, è meglio così. Poi scrub al cocco di Primark per 4 euro, era 700, quanto era? 475 ml, e mi è piaciuto veramente tantissimo. Quindi penso più avanti di andarla a ricomprarlo, anche perché è da tanto che non vado da Primark con calma e quindi voglio andare a fare un giretto appena posso. Poi ho finito pacciocchi che ho ripreso, questi qua da Douglas, e questi qua sono quelli da 5 di Paciology, molto molto buoni, ve li straconsiglio. Anche se non sono economici, perché 5 costano all'incirca 12 euro, però veramente fantastici. Integratori, ho finito un altro Monogen, questo qua di Fitline, che adoro per la circolazione. Gambe leggere, va a ridurre anche le venuzze in superficie e tutto quanto, fantastico. E da quando lo utilizzo mi sento le gambe veramente molto 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 leggere. Poi ho finito uno struccante bifasico di L'Oreal, che è il mio preferito in assoluto, e poi è anche economico, quindi molto molto top. Poi abbiamo finito dentifricio Colgate, questo qua, White Sensation, molto molto buono, ve lo straconsiglio. Poi ho finito maschere viso, ma tanto queste qua le vedrete comunque nell'ultima parte del video. 2 pacciocchi di Sephora, una alla caffè, una al cetriolo, uno l'ha fatto mia mamma e uno io. Ci troviamo sempre molto bene con questi di Sephora e poi costano poco. E ho finito l'ennesima Hydra Bomb di Garnier, che voglio andare a ricomprare perché per essere economica l'ho trovata a Tigotà circa 1 euro e qualcosa, è molto molto valida, quindi ve le straconsiglio. Poi
Quindi ne ho finite due. Eccoli un'altra. Sono molto valide a mio parere, poi costano poco. E ho finito tre pacchi di dischetti struccanti di Cotoneve, molto molto buoni. Eccoli qua, tre pacchi. E momentaneamente ho finito un altro pacco di salviette igienizzanti di Natisan. Poi gli altri prodotti che ho finito in questo mese di maggio sono questi assorbenti Nuvenia, che sono i miei preferiti perché non mi creano neanche problemi. Un altro dischetto di cotone della Cotoneve, Aqua Life, li trovo da Tiegotà 1,49€, mi ci trovo veramente stra bene. E poi li ritrovo a meno, quindi preferisco prenderli lì. Poi shampoo Herbal Essence Ripara, meno male l'ho finito perché è insopportabile, cioè mi unge tantissimo i capelli e me li rende veramente, cioè li lavo la mattina e la sera sono già sporchi con questo, quindi non lo ricomprerò. Mentre il suo fratello balsamo lo adoro tantissimo. Per quanto riguarda sempre la doccia, ho finito questo bagno schiuma di Avon Senses Pink Peony e magnolia, veramente veramente strabuono, ve lo straconsiglio. Sono 250 ml, veramente buonissimo. Dura la fragranza tantissimo sulla pelle e anche in bagno, veramente buono. Poi vi dura tanto pur essendo piccolino. Poi uno spray Natisan, questo qua, veramente molto molto buono e ve lo straconsiglio. Ennesimo pacco di salviettine intime Flash and Cleanse, che sono le mie preferite, come ennesimi due pacchi di salviettine igienizzanti, perché io li uso veramente per pulire qualsiasi cosa e mi ci trovo veramente molto molto bene. Poi da Tiegotà trovo sempre l'offerta 3 pacchi a 4,49€, che secondo me è molto conveniente come offerta. Poi mia mamma ha finito Confiderm contorno idrofilo, questo qua che ho preso sempre da Tiegotà e si trova bene col cotone per pulirsi il viso. Nuvenia Protegi Sleep, questi qua proprio bocciatissimi, non mi piacciono come colla del prodotto, no, a differenza del suo assorbente che mi trovo veramente molto bene. Mi avvicino il sacchetto così mi faccio anche il video perché se no viene troppo lungo. Bastoncini di cotone Confiderm, io prendo sempre il pacco questo qua ricarica perché comunque c'ho già il coso di plastica grosso, per non buttare via, insomma per ridurre un pochino la plastica prendo sempre lui. E praticamente è anche biodegradabile, quindi top. Due maschere, altre due maschere viso, questa qua di Sephora al melograno, sì al melograno, al pompelmo, molto molto buono, esce sempre liquido. Poi ho finito questa qua di Perderma al collagene Seoul Milano, presa da Douglas a 5€, un po' caro, però veramente molto buona, non c'è niente da dirgli, proprio una buona maschera per il viso. Quella l'ho fatta dopo la lampada. Poi mia mamma ha finito un profumino di Avon, questo qua al green tea e verbena, lei ci si trova molto bene. E poi passo con scorta di Protege Sleep della Lines, che io li stra adoro. Poi ho finito l'ennesimo barattolo di Activise, questo va via come il pane. Un'essenza lavanda della Just, che questa quando sono in modalità agitata, nervosa, stressata la sera nell'aria mi aiuta tantissimo ad addormentarmi, insomma. Poi mettendo il deumidificatore con questo viene sulla fragranza e mi ci trovo stra bene. L'ennesimo pacco dischetti di struccante della Cotoneve, che con tutto il polline che c'è in giro solo con il collirio riesco a fare poco. E purtroppo ho finito lo spray bocca della Just, questo che è in edizione limitata e
Purtroppo l'ho finito e mi dispiace un sacco, mi ci trovo stra bene. Poi ho finito l'ennesimo integratore per capelli, non so che cosa mi sta succedendo, ma sto perdendo tantissimi capelli in questo mese. Non ne ho idea del motivo. Spray disinfettante Citrasil, questo qua praticamente con lavanda, molto molto buono, ve lo straconsiglio. Ho detto che è uno spray disinfettante. Poi, ennesimo pacco di dischetti di cotone Cotoneve. Integratori mia mamma ha finito un altro Generation 50+. Poi, deodorante Dove alla mela. Questo qua mi è piaciuto davvero tanto tanto tanto. Ve lo straconsiglio, ed è color roll-on. Ed ennesimo pacco savetiere igienizzanti Napisan.